Giovedì 24 settembre, giorno della partenza. Sono le 6:45 e siamo in partenza. Lui è Alberto Zorloni, il capo spedizione. Viaggerò con lui e la sua compagna Carolina. Zor è sempre pieno di sorprese, infatti nel viaggio imbocca l'uscita di Riccione, piccoli affari e poi si riparte. Dopo un lungo viaggio di oltre 6 ore, attraversando bellissimi paesaggi, arriviamo finalmente a destinazione. Siamo arrivati alla nostra umile dimora, immersa nel verde col temporale di Spoleto in sfondo. Niente, anche sto giro becchiamo l'acqua. E tra poco ci vediamo in speciale. A dopo! Due ragazze ci fanno accomodare nell'appartamento e ci dicono: voi siete gli amici di papà? Praticamente aspettavano degli amici di famiglia, ci hanno visto in strada e ci hanno fatto entrare. Per fortuna l'appartamento giusto era a pochi metri di distanza. Però ci siamo subito accorti che le cose non andavano bene. Non c'erano camere, la cucina era totalmente vuota e soprattutto il letto su cui dovevo dormire io era piccolo perfino per me, quindi immaginatevi. Abbiamo deciso di andarcene. Finalmente alle 7:30 di sera siamo riusciti a trovare un appartamento. Dopo aver familiarizzato con l'ospite a sorpresa, ci siamo infilati a dormire, quindi un giovedì letteralmente buttato al vento. Venerdì mattina, il giorno delle verifiche e del super test, e il tempo non è dei migliori. Buongiorno a tutti, c'è anche Carolina. È venerdì mattina, andiamo a fare l'ultimo cambio gomme, poi paddock, verifiche e super test. E abbiamo qua l'officina mobile col meccanico. Obbligatoria al posteriore una gomma Metzeler Soft. Questo è il nostro ingresso al paddock. Ok. Buona la prima. Ci piazziamo a caso nel primo parcheggio che troviamo, scarico la moto e vado a provarla. Purtroppo però avevo un po' esagerato con la mus morta. La moto veramente non stava in strada, quindi a pochi minuti dall'iscrizione ho dovuto ricambiare la mus posteriore. Sono arrivato tardi alle iscrizioni amministrative, però ho fatto i documenti, ho fatto tutto a posto. Mi preparo ad attaccare i numeri, ma c'era un dettaglio. Al mondiale non danno i numeri. Ormai rassegnato, in preda allo sconforto, prendo un bel pennarello indelebile e mi faccio i numeri a mano. Fortunatamente, grazie a Luca Pavone del Team Boano, riesco a recuperare un pezzo di carta adesiva arancione e dei numeri. Con circa 1:30 di ritardo riesco a fare le verifiche della moto e la moto all'ok. Ormai si erano fatte circa le 2, quindi un pranzettino al volo e poi mi butto in prova speciale. Chiaramente decido di andare a vedere la prova estrema, che era quella un po' più preoccupante. Una volta arrivata all'estrema mi comunicano che il super test era stato anticipato. Quindi ho dato un'occhiata velocissima all'estremo, poi sono tornato, mi sono cambiato e niente, dovevo partire. Super test non visto, quindi sapevo di dover andare molto molto lento, molto molto cauto. Una volta salito in sella, una volta raggiunta la speciale, quando vedi tutto quel pubblico ti sciogli. Capisci che sei al mondiale, capisci che stai facendo una gran figata e tutta la preoccupazione passa in secondo piano. Ho passato più tempo a salutare il pubblico che ad accelerare, quindi spero di aver regalato un po' di show al pubblico. Si torna nel paddock, si mette via la moto nel parco chiuso e si va a dormire presto, perché il sabato sarebbe stata la prima vera giornata di mondiale. Arriva finalmente il gran giorno, sabato mattina, sveglia presto, ci rechiamo al paddock e prendo la mia posizione, cioè prendo un tappeto e ci metto sopra la mia borsa. Sì, perché in questo mondiale non avevamo assistenza, cioè io e Zorloni siamo partiti entrambi piloti senza nessun aiuto. Era un'idea folle. E qui devo ringraziare una persona che veramente mi ha salvato il mondiale, Antonio Specia del Team Specia. Vedendomi così disperato ho deciso di aiutarmi, quindi davvero grazie Antonio. L'attimo prima della partenza siamo tutti in gruppo in attesa di entrare in parco chiuso. Io, ho preso dall'agitazione, inizio a frugare sul telefono, a chattare insieme agli amici del tassello, accorgendomi un po' in ritardo che dovevo partire, però beh. Una volta accesa la moto l'agitazione sparisce comunque. Primo tratto di trasferimento su asfalto. Appena imbocchiamo il bosco però vedo subito una decina di moto fumanti piantate di fronte a me e lì capisco che sarebbe stato un weekend veramente impegnativo. Avevo paura che avrei fatto la fine di rovetta. Ho deciso nelle prove speciali di andare al risparmio, pascolare e tirare il fiato. Si arriva quindi alla prova in linea, non l'avevo assolutamente vista ed era una cosa mortale. All'incirca erano 15 minuti con tratti molto 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 hard. Ne esco sopravvissuto, ma col morale a terra perché veramente mi ha spezzato. Il trasferimento si fa un po' più scorrevole per fortuna e si arriva alla prova estrema.
L'estrema era sì su carta molto difficile, però è anche la prova speciale che piace di più a me. E difatti riesco a passare la prova estrema senza troppi problemi, senza piantarmi. Si arriva così al primo CO, anticipo all'incirca 5-6 minuti, quindi tutto sommato era un buon anticipo. Il primo CO durava 1 ora e 10. Sapevamo che nel secondo CO c'era soltanto il fettucciato, quindi immaginavamo che ci fosse qualche sorpresa nel trasferimento. E così è stato. E dopo un breve attraversamento d'asfalto iniziavo a sentire delle moto che spingevano. E ho detto, no, ancora. Arrivavamo infatti in una salita con pietroni fissi veramente scivolosi e c'erano una quindicina di moto di fronte a me. Guardando avanti vedevo Alessio Paoli che spingeva le altre moto, quindi avevo capito che se non ci fossimo aiutati a vicenda saremmo rimasti lì a vita. Per fortuna dopo circa 40 minuti di trasferimento si arrivava al fettucciato. Piano piano mi sono tirato fuori senza problemi. Si tornava quindi al paddock dopo un breve tratto d'asfalto e anche qui un anticipo di 5 minuti circa. Tutto sommato un mondiale non è male. Nel secondo giro rallento ancora di più dal giro prima, quindi me la prendo veramente veramente con calma. Nelle speciali sto attento a non cadere, a non picchiare nulla della moto e a non farmi male chiaramente. Nonostante tengo un passo molto lento in speciale riesco a essere abbastanza scorrevole nel trasferimento e così... finisco la gara senza prendere minuti. Ciao a tutti! Abbiamo appena finito una tappa di mondiale. Ok! Ok, lui l'ha vinta. Per me è stata una gioia veramente immensa. Ero talmente preso dall'adrenalina della gara che mi sono messo anche a cambiare la gomma posteriore. Mai avuto due gomme nuove in 2 giorni in vita mia. Però il giorno dopo avrebbero dato un gran temporale, quindi volevo essere sicuro di non avere problemi. Un'altra cosa bellissima del sabato, a gara finita, è stato incontrare Matteo Spagnolo e Mara Gasbarrone, che sono arrivati da Brindisi e da Terracina per farmi il tifo. In particolare Matteo ha preso a cuore la creazione della mia aletta prolungata per la pioggia, creando veramente un'opera d'arte. Dopo una meravigliosa dormita del sabato notte, mi sveglio pronto e carico per il day 2. Da un lato ero molto più rilassato perché comunque io la mia gara già l'avevo finita, quindi ero contentissimo. Da un lato però ero molto agitato perché con la stanchezza del giorno prima, la pioggia e le speciali e il trasferimento demoliti del giorno prima sarebbe stata veramente impegnativa. I veri tifosi e turisti, vanno lì, tenaci, fogliaci, nonostante questo, pian pianino, riesco a passare il primo giro senza prendere ritardi. Le speciali però erano veramente, veramente peggiorate. All'estrema del secondo giro ho fatto un errore veramente stupido e mi sono ribaltato. Il freno davanti ha pompato dell'aria, quindi mi sono trovato a finire l'estrema senza il freno davanti. E potete capire che non è una cosa simpatica. Al CO riesco comunque a arrivare con dei minuti d'anticipo, non sufficienti però per guardare la moto. Qui sono andato un po' in crisi perché un po' la stanchezza e un po' il fatto di non avere più il freno davanti mi hanno abbattuto. Quindi in trasferimento mi sono fermato, mi sono tolto il casco, ho tirato fuori una barretta dal marsupio perché avevo fame e sono rimasto circa 5 minuti fermo così a guardare nel bosco a cercare di rilassarmi. Mi sono tranquillizzato, ho rimesso il casco e sono ripartito. Sono arrivato al fettucciato indenne, anche se non avevo ancora il freno davanti e andavo a sbattere tra le piante come se fossi la pallina di un flipper. E una volta arrivato al fettucciato capii veramente che potevo farcela anche la domenica. C'era però un piccolo problema. E prendendo un canale molto fondo mi sono incastrato, il freno dietro non funziona, ho tirato un lungo da paura fra le frasche, per fortuna non c'era pubblico, non ho ucciso nessuno. Totalmente senza freni finisco l'ultima metà di fettucciato, passando il traguardo anche la speaker mi fa un tifo esagerato e beh, lacrima scende. E l'ultimo traguardo, grande, 32 per Roberto Gatti. Purtroppo tutto questo rallentare mi ha portato a prendere 3 minuti di penalità. Pazienza, è andata così. Ciao ragazzi, oggi battendo i denti perché si congela e diluvia. Anche oggi però la gara l'abbiamo portata a casa. Sono finito. Grazie a tutti. Vado a cambiarmi che fa freddo. Il fatto di essere arrivato però senza freni,
sotto una pioggia battente e battendo i denti perché faceva veramente un freddo dannato, ha dato proprio ancora più valore a questa avventura. Poi ti guardi un attimino indietro e ripensi a tutto quello che hai fatto per arrivare fin lì, gli allenamenti, le spese, le rinunce, e capisci che comunque ne valsa la pena, perché finire una gara di mondiale era proprio il mio sogno e ce l'ho fatta. E vorrei ringraziare voi belughi. Adesso ho in mente già altri progetti, sapete che devo sempre avere un obiettivo, quindi restate connessi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e seguitemi su Instagram. Ragazzi, ci vediamo alla prossima impresa. Ciao!